Buon pomeriggio, bentrovati a Focus. Oggi parliamo delle problematiche legate al settore turistico. Nonostante si organizzano diverse iniziative sul territorio per rilanciare appunto il turismo, forse occorre occorre predisporre un piano di sviluppo turistico. E quanto chiede la Presidente di Taranto Turismo, Irene Lamanna, oggi qui con me in studio, insieme alla dottoressa Valentina Turco, guida turistica del Museo Marta della Città Vecchia e anche di Taranto Sotterranea. Ben trovate, grazie per essere qui con noi. Allora, parliamo intanto, Irene, scusami, dell'Associazione Taranto Turismo, che è nata nel 2005 proprio per rilanciare il comparto. Sì, l'idea dell'associazione è nata nel 2005 proprio per promuovere il territorio a livello intanto nazionale e poi internazionale. La prima iniziativa fu quella che poi è stata, con nostro estremo piacere, copiata, in altre regioni, e cioè un camper che ha portato in giro per l'Italia, i nostri sapori e le nostre tradizioni. Quindi da questo ne sono divenuti gemellaggi con alcune città molto simili alle nostre caratteristiche, come per esempio Ancona, e ovviamente di lì è partita poi la nostra sperimentazione sul marketing territoriale, che ha sempre dato nel tempo dei risultati buoni e crescenti. L'Associazione Taranto Turismo, ovviamente trattando di turismo e di marketing, ha sempre dato una determinata importanza all'ambiente e ovviamente in questi anni si è adoperata affinché anche i cittadini, che sono parte integrante dell'industria turistica di un territorio, potessero aiutarci a migliorare il territorio per renderlo più ospitale e più accogliente. E da qui nacque qualche anno fa la campagna Io Rispetto con la New Taranto, all'epoca presieduta dalla generosa figura del presidente dell'avvocato Pucci, che ovviamente ci sostenne in questa iniziativa, perché il nostro obiettivo era quello di far capire ai nostri cittadini e ai nostri residenti l'importanza di presentare un territorio come se fosse la propria casa pulita. Quindi, con la collaborazione dell'AMIU e con la collaborazione di molti, purtroppo non tutti i cittadini, abbiamo dato un contributo all'educazione civica del nostro territorio. L'Associazione Taranto Turismo ha fatto anche questo, oltre che a creare collegamenti con tour operator, con agenzie di viaggi che promuovono i territori a livello nazionale e internazionale. E ovviamente oggi però ci rendiamo conto che, per fortuna, tutta questa sollecitudine di questi anni ha portato all'interesse di molti, quindi anche delle istituzioni che fino a questo momento avevano un po' tralasciato l'importanza del turismo, anzi addirittura qualcuno sosteneva che Taranto non fosse, qualche legislatura fa, sosteneva che Taranto non fosse una città a vocazione turistica. Probabilmente aveva perso qualche pagina di storia, però andiamo avanti. Oggi vediamo, e ci fa piacere l'interesse da parte delle istituzioni, insomma assessori, comune, Confcommercio, Confartigianato, si stanno adoperando affinché il nostro territorio possa offrire dei prodotti folcloristici e anche culturali migliori. Non basta. È importante però, il turismo è un'industria, è importante, appunto, come dicevamo in apertura, stilare un programma di sviluppo dell'industria del turismo e seguire quel programma, così come si fa per tutte le industrie, per le metalmeccaniche, per le siderurgiche, per Tempra Rossa abbiamo visto in questi giorni. Si fa un programma con dei tecnici che possano, dei tecnici non gente che per incarico viene affidata a determinati settori piuttosto che altri, dei tecnici che possano stilare un programma di rilancio territoriale per lo sviluppo turistico e, ovviamente, con la collaborazione di istituzioni, associazioni, cittadini e imprenditori, portare avanti il programma.
Anche perché le iniziative svolte sul territorio di recente, tipo Borgo a Colori o quella che viene fatta all'Isola che vogliamo, adesso c'è anche La cultura. un'iniziativa culturale, poi restano fini a se stessi, nonostante la cittadinanza risponda bene. Quindi occorre Certo. questo piano di sviluppo turistico per E questi eventi improntare una servono per nuova economia. riempire il contenitore del programma di sviluppo. Non possono essere degli eventi appunto fini a se stessi. Quindi dicevi che è importante incaricare dei tecnici di marketing E territoriale turistico. proprio e turistico proprio per far decollare il territorio. Manca questa figura. Manca questa figura e manca questo programma. Cioè, no, non ricordo, perlomeno la mia memoria non ricorda di aver mai letto che il nostro comune abbia stilato un programma di sviluppo turistico. Ma sicuramente non possiamo bendarci gli occhi, sicuramente si sta adoperando, si sta sforzando, però magari tanti sforzi umani, fisici ed economici possono essere dirottati su cose concrete, cioè su programmi concreti che possano dare il rilancio, cioè creare cosa significa per esempio un programma di sviluppo, andare ad intercettare quei poli che possano diventare attrazione, sia pure negativa, sia pure poli negativi, che possano diventare o insignificanti, che possano diventare attrazione per il territorio nazionale e straniero. Un esempio sono appunto i Pati di Siviglia, che sono diventati un'attrazione mondiale, ma si tratta di cortili all'interno di città che raccolgono con la loro bellezza la curiosità dei turisti. Lo stesso in Inghilterra, la rappresentazione in alcuni quartieri della scenografia di Jack lo Squartatore, diventata addirittura, quindi da un evento assolutamente negativo che terrorizzò e compromise in quegli anni anche il turismo in Inghilterra, si è tratto qualcosa di positivo. Noi ovviamente abbiamo tante cose, ci sono anche delle città che hanno tratto della positività da industrie, quindi da forti impianti inquinanti. Ne hanno costituito attrazione per il territorio perché possono essere oggetti di studio della storia. Quindi anche noi potremmo, dalle tante nostre negatività, che ovviamente non possiamo nascondere dietro un dito, andare a trarre dei benefici e rigenerarli in attrazione turistica. Va bene. Valentina Turco, la figura della guida turistica, quanto è richiesta sul territorio? Purtroppo poco, perché è poco conosciuta, quindi spesso bisogna comunque sia abbandonare l'idea, le strutture ricettive, alberghi e non anche, devono abbandonare l'idea che questa figura così che entra, no? Entra, accoglie il cliente, prende il cliente, non sta rubando niente a nessuno in realtà, ma è un valore aggiunto alla struttura. Quindi non può far altro che evidenziare i lati positivi, culturali, storici, artistici, enogastronomici, perché noi in un certo modo come guide turistiche anche coccoliamo il cliente, non dobbiamo essere visti solo come le persone che in un qualche modo mirano a parlare in continuazione dei beni culturali, dell'arte, della storia. Sì, sicuramente, perché Taranto ce l'ha e ben venga. Ma è anche una figura molto importante, è un valore per l'appunto aggiunto, quindi io credo che la parola chiave è la collaborazione reciproca. Se non vi è collaborazione reciproca non possiamo strutturare nulla, costruire nulla. È necessario creare proprio una simbiosi tra le strutture ricettive e appunto le figure professionali che richiedono, beh, il cliente stesso richiede, perché spesso ci lamentiamo del fatto che a Taranto vi è un turismo mordi e fuggi, si dice, nel senso che il turista viene oppure il cliente viene, magari sta qui una notte e poi va via.
perché a volte non viene proprio presentata la città, non viene promossa dal punto di vista storico, artistico, culturale, quindi non si conoscono i valori precisi della nostra città. Per questo è necessario fare non soltanto promozione, ma anche formazione all'interno delle strutture alberghiere e non, perché ahimè purtroppo spesso non soltanto ai direttori, ma anche al personale di reception, loro hanno altri compiti e non hanno proprio il tempo materiale di dare valore o comunque sia ritagliarsi tempo per le offerte turistiche. Per questo c'è la guida turistica che sa valorizzare il proprio territorio dal punto di vista appunto storico, artistico e anche enogastronomico, perché loro richiedono anche quello, ma soprattutto quello. Infatti spesso, parlando con i turisti, loro mi dicono il bello, no, di viaggiare nella nostra, non soltanto nella nostra regione, ma proprio nella nostra nazione, è il fatto che oltre ad avere dei beni artistici, quindi apprezzarli, abbiamo anche delle risorse alimentari, o comunque si mangia bene in tutte le nostre regioni, e quindi ben venga, perché altro non richiedono, insomma. E quanti sono invece i turisti stranieri, ma anche i cittadini, che richiedono la figura della guida turistica a Taranto? Tu lavori presso il Museo Martà, sì, ma anche in Città Vecchia e Taranto Sotterranea, che è una bellissima iniziativa promossa voluta dal comune di Taranto, ma non solo, perché le quattro cooperative di archeologi si sono riunite in Unati, e questa iniziativa è partita dal 16 febbraio, e quindi il comune ci ha dato la possibilità di aprire ben 7 siti archeologici di Taranto, 4 nella parte orientale della città, ossia la necropoli di Via Marche, e la tomba a 4 camere funerarie di Via Pasubio, Pio XII, la cripta del Redentore. Nella zona Borgo invece abbiamo la tomba degli atleti, mentre nella zona di Città Vecchia, quindi nel nostro centro storico, abbiamo l'ipogeo del Palazzo degli Ponti e su prenotazione anche l'area archeologica di Largo San Martino. Quindi l'offerta c'è, il turista la richiede senza dubbio. Taranto vive molto di turismo scolastico, quindi noi aprile e maggio come guide turistiche davvero non sappiamo come dividerci, perché è molto richiesta, studiandolo ovviamente i ragazzi come capitale della Magna Grecia, avendo un valore storico importantissimo, vengono dalla provincia di Brindisi, da Bari, tantissimi dal Salento quest'anno, quindi c'è molta richiesta. Come turismo invece, per quanto riguarda gli stranieri, abbiamo registrato soprattutto durante la Settimana Santa un incremento dell'offerta voluta soprattutto da tedeschi, quindi ecco, tantissimi tedeschi sono venuti, perché i riti della Settimana Santa sono una grande attrattiva, e questa è una cosa positiva, perché proprio le strutture alberghiere, oltre a ragionare come bassa e alta stagione, dovrebbero ragionare anche in un'ottica di proposte turistiche. Quindi nel momento in cui a Taranto è molto sentita la Settimana Santa e i nostri riti sono straseguiti soprattutto all'estero, e a noi fa molto piacere perché poi il riscontro lo abbiamo, ben vengano. E infatti abbiamo avuto un boom di presenze anche su altre iniziative, perché Taranto Sotterranea ha registrato grandi presenze, il Museo Archeologico altrettante, il Castello Aragonese numeri eccezionali. Perfetto, noi ci fermiamo solo per qualche minuto, tra poco con Focus. Ben ritornati a Focus, stiamo parlando della stagione turistica 2014, stiamo facendo un'analisi con le ospiti, con la dottoressa Valentina Turco, guida turistica del Museo Martà Città Vecchia e Taranto Sotterranea, e con Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Allora Irene, dicevamo prima, nella prima parte della trasmissione, che è importante la formazione. Cosa si sta facendo per promuovere attività turistiche, che se non mi sbaglio è di competenza della Confcommercio?
Sì, questo punto, la formazione, fa parte appunto di quel programma di sviluppo, di quel piano di sviluppo di cui parlavamo prima. La formazione è fondamentale, soprattutto per chi si occupa di turismo e per chi fa accoglienza, quindi per gli albergatori e in genere per le strutture ricettive. Anche perché con una nota a favore, una nota positiva e una nota dolente, una nota positiva perché sul territorio stanno, forse sto anticipando un'argomentazione, ma stanno nascendo e si stanno sviluppando sempre più attività ricettive extraalberghiere, che sono i bed and breakfast, gli agriturismo, gli appartahotel, le case vacanza, con assolutamente una nota positiva, perché purtroppo il nostro territorio non godeva di molte disponibilità. Pertanto, crescendo la domanda, ovviamente di conseguenza deve crescere l'offerta. E per fortuna se ne sono sviluppati tantissimi. La nota negativa è che ovviamente è necessario, io dal punto di vista per esempio regionale avrei agito più in questo senso, cioè avrei puntato più che altro sulla formazione degli imprenditori che vogliono iniziarsi in un'attività ricettiva, per inquadrarsi in un piano di marketing turistico che possa dare, presentare un bigliettino da visita della città e dell'accoglienza differente rispetto a quello che talvolta troviamo. Ricollegandoci al discorso della guida turistica, bene, noi siamo una città che sta puntando sullo sviluppo turistico e ogni città che si rispetti dal punto di vista turistico rappresenta nella propria struttura in diversi momenti della giornata il territorio, cioè il compito della struttura ricettiva stessa, ovviamente oltre a il back office, il check-in, l'accoglienza, la pulizia, il servizio eccellente, deve essere anche quello di proporre ai visitatori o ospiti la conoscenza del territorio, cioè non può essere meramente conciso al buongiorno, buonasera, documento d'identità, arrivederci, la colazione si fa di là. No, è necessario interagire con l'ospite, come è capitato a tutti di notare, magari andando in viaggio in qualunque altra città. Questo nel nostro territorio talvolta manca, quindi non c'è proprio appunto quello che parlavamo prima, quello di cui parlavamo prima, l'esperienza per gli imprenditori e la conoscenza del settore turistico, della formazione turistica. Istituzioni e politica che cosa stanno facendo? Io non ho visto niente. A me non giunge che istituzioni o politica abbiano formato o puntato a formare degli imprenditori o degli esperti del turismo. Una cosa buona che sicuramente riconosco alla regione, non ne ha fatte tante, ma questa gliela riconosco, è quella di aprire un albo delle guide turistiche. Perché? Perché prima c'erano tantissimi avventurieri che si sostenevano di essere guide turistiche e magari non lo erano, ma dare una professione, un titolo ad una persona che ovviamente ha studiato per imparare a conoscere la nostra arte e la nostra cultura, ovviamente è un merito ed è anche qualcosa che ci distingue a livello professionale e turistico con i nostri visitatori. Valentina Turco, tu ti sei proposta come guida turistica anche agli albergatori, che cosa ti hanno risposto? Qual è lo stato di salute del settore alberghiero? La situazione non è delle migliori, senza dubbio, perché c'è poca conoscenza di questa figura professionale, proprio come diceva Irene Lamanna. Spesso si tende a tenere all'interno in maniera riservata il cliente, come se fosse proprietà privata, proprio perché non si ha paura mai sia e scappa. Invece non è così, perché il turista che viene a Taranto, oltre perché è risaputo che il nostro mare è meraviglioso, a volte troviamo delle fotografie, sembrano i Caraibi, però invece è il mare di Taranto. Però oltre ad avere la visione meravigliosa del mare e quindi delle strutture che accolgono anche il turista sulle nostre spiagge, è importante anche dargli un bagaglio culturale,
Quindi nel momento in cui il turista si accorge che Taranto può offrire di più, ha di più, perché per esempio la cosa più bella è quando dopo la visita guidata all'interno della nostra cattedrale rimane esterrefatto e dice: non immaginavo di trovare così tanta meraviglia in questo centro storico. E invece è così, quindi ritorna. E questa è la bellezza, e questo è il segreto. Non bisogna tenere gelosamente il turista all'interno della struttura. È importante creare una collaborazione, perché il turista così apprezza, sa che Taranto ha diverse potenzialità, e quindi investire su queste potenzialità, e quindi ritorna volentieri, perché come sempre dicono, non ho visto tutto, perché Taranto è bella vista dal mare, vista a terra, abbiamo il museo che è importantissimo dal punto di vista risaputo, l'importanza storica, artistica, archeologica, perché è il Museo Nazionale Archeologico di Taranto, l'iniziativa di Taranto Sotterranea che permette proprio di fare un excursus guidato all'interno della necropoli di Taranto, della nostra storia proprio come tarantini e non solo. Quindi offriamo questi pacchetti, offriamo queste proposte, abbiamo la possibilità di aprirci al turista, abbiamo la possibilità di aprirci. Ovviamente bisogna entrare all'interno di queste strutture e in maniera anche un po' a mo' di testa d'ariete, no? Quindi varcare questo muro, farsi conoscere, ecco. Valentina Turco diceva che l'albergatore è geloso del turista che lo va a trovare, che va a alloggiare presso le strutture, e questo è uno dei punti critici di questa città, perché ci si fa una guerra fra poveri e questo sicuramente non ci fa crescere. Sì, io penso che più che voler tenere l'ospite nella propria struttura, quindi l'essere possessivo dal punto di vista dell'ospite, ritengo che il problema sia peggiore, e cioè la non conoscenza del territorio in prima persona, intanto il non credere nelle potenzialità del nostro territorio in prima persona da parte degli imprenditori alberghieri, e poi soprattutto nella convinzione, e qui faccio un cenno un po' di economia, quello che dovrebbero fare le nostre istituzioni, il turista mentalmente va a visitare una città per spendere. A noi interessa far risalire l'economia, far girare la moneta, e quindi io, imprenditore turistico, ho l'obbligo, ho il dovere morale nei confronti della mia città di mettere l'ospite nelle condizioni di spendere, perché non deve spendere solo da me, ma deve spendere per mangiare, per comprare il souvenir, per visitare l'Interland, per visitare i templi. Quindi è questa la sinergia economica che deve esserci tra imprenditori e istituzioni. Quindi manca la conoscenza intanto da parte degli imprenditori della bellezza del nostro territorio, ma manca proprio l'esperienza economica di comprendere che il turista viene per spendere. Io l'ho vissuto personalmente con tantissimi turisti in questi anni, che durante l'estate arrivavano a Taranto magari con una prenotazione mordi e fuggi soltanto di 2 o 3 giorni, e poi grazie ai cenni dello staff all'interno della nostra struttura hanno prolungato il loro soggiorno di 1 settimana a 10 giorni. L'obiettivo non è solo quello di far ritornare il turista, ma quello di far parlare il turista, cioè il turista che torna a casa e racconta, oggi possiamo dire posta su Facebook, delle esperienze vissute, certo, a Taranto, come può essere stata lo scorso anno l'iniziativa fantastica del pescaturismo, come può essere stata sicuramente eccezionale l'impegno da anni del Castello Aragonese e dell'Ammiraglio Ricci. Quelle sono tantissime iniziative che ci hanno dato la possibilità di far conoscere il territorio, di soddisfare i nostri ospiti e, grazie al passaparola, di suscitare la curiosità di altri visitatori. Quanto incidono invece le problematiche ambientali? Le problematiche ambientali incidono, per quello che mi riguarda, marginalmente. Si è fatta una spietata guerra a voler torturare la città
con questa problematica ambientale che esiste, però io ci tengo sempre a sottolineare una cosa importante, non perché voglia affidarmi o avvicinarmi, per carità, Dio me ne renda giustizia, a quello che ha detto Ronchi ieri, ma io ritengo che il buco nell'ozono non lo abbia procurato l'Ilva di Taranto. Quindi ritengo che la problematica ambientale sia una problematica che investe un po' tutto il mondo. E come noi facciamo parte del mondo, quindi ce l'abbiamo anche noi. Si chiama progresso e ovviamente deve essere risolto nel migliore dei modi, perché ora siamo in una fase storica, siamo nella terza rivoluzione industriale, che ovviamente ci porta a migliorare i nostri impianti e di conseguenza noi dobbiamo adeguarci. Quindi tutte le persone intelligenti questa cosa la capiscono, i turisti la comprendono. Invece cosa peggiore l'avvenimento di questi giorni, che invece al turista fa paura a livello di sicurezza. Per fortuna la nostra città si sta dimostrando ancora una volta disponibile all'accoglienza di questa povera gente che ha vissuto e vive, parlando dell'arrivo dei migranti, ha vissuto e vive delle condizioni strazianti. Noi per fortuna stiamo dimostrando ancora una volta di essere generosi, però dobbiamo valutare due cose importanti. Intanto di non farci fregare dallo Stato ancora una volta dopo 50 anni, prima con l'Ilva, oggi con i migranti, perché comunque oggi, col senno di poi, dobbiamo e possiamo dire al nostro Stato: noi ci mettiamo a vostra disposizione come ci siamo messi 50 anni fa per l'Italsider, ma oggi dovete sostenerci economicamente, perché noi stiamo risollevandoci già da una grossa stasi. E poi comunque a livello di sicurezza, per quanto noi sappiamo e possiamo dire che comunque queste persone sono gestite, che comunque queste persone sono brave persone, che molti di loro sono dotti, culturali, eccetera, eccetera, però agli occhi del pubblico è sempre un pericolo. E anche perché purtroppo ho potuto verificare a mie spese che in caso di emergenza ho chiamato le forze dell'ordine e, quindi per un accaduto del territorio, quindi non dei migranti, ma per un problema causato da cittadini, da residenti, e le forze dell'ordine ci hanno risposto: noi non possiamo intervenire perché siamo tutti occupati con i migranti. Quindi bisogna avere la capacità e gli uomini gestionale di gestire sia l'emergenza migranti, ma di continuare a sopperire alle necessità del territorio a livello di sicurezza. Va bene, ne parliamo ancora tra pochissimo. A tra poco. Ben ritornati in studio. Allora, Valentina Turco, avete pensato di iniziare da settembre, questa è una novità che ancora non avevamo detto nel corso della trasmissione, dei corsi gratuiti di marketing proprio per imprenditori. Vogliamo spiegare di cosa si tratta? Sì, da una lunga chiacchierata con Irene Pavone, con la Manna. Siamo giunti a questa conclusione: trarre insomma le somme, cosa serve per risollevare le sorti della città, per avviare anche, per trovarci bene per la stagione prossima. Quindi entrare con una formazione, far capire l'importanza della nostra città, perché soltanto conoscendo possiamo promuovere qualcosa di positivo, che è il nostro territorio, oltre ai prodotti agroalimentari, come ha già fa chi di competenza, e quindi iniziare questi corsi. Sì. E voi avete lavorato anche molto fino al mese di maggio con il turismo nelle scuole. Sì, tantissimo turismo nelle scuole, però le scuole sono una grande ricchezza, sicuramente perché si opera con i bambini che sono già entusiasti di per sé, insomma, perché sono bambini, però è importante. Noi ringraziamo ovviamente le scuole perché si affacciano sulla nostra città, però è importante entrare anche una fascia d'età molto più,
più ampia, che è quella del turismo, perché non si può lavorare soltanto ad aprile e maggio con le uscite didattiche all'interno della nostra città. È importante accogliere il turista, perché il turista vuole ritornare, vuole essere coccolato. È importante creare una sinergia tra le strutture, che siano i privati e non, in maniera tale da avere un'offerta turistica nazionale e internazionale di grande rilievo, insomma. Parliamo degli stabilimenti balneari. Quali sono le problematiche che insistono, se ci sono? Come stabilimenti balneari, le distanze sono un problema, nel senso che sicuramente non veniamo agevolati in questo. E, per il resto anche lì c'è poca conoscenza, nel senso che spesso il turista rimane per il nostro bellissimo mare, però difficilmente a volte riesce proprio materialmente a raggiungere il centro storico, a raggiungere il borgo. E quindi noi veniamo incontro alle loro richieste, perché magari abbiamo delle aperture straordinarie anche notturne. Infatti i siti archeologici rimangono aperti il sabato e la domenica con gli orari, il sabato dalle 20 alle 23 e la domenica invece dalle 19 alle 22, per quanto riguarda le iniziative di Taranto Sotterranea. Quindi veniamo anche incontro alle esigenze del cliente, del turista, perché le ascoltiamo durante le nostre giornate. Taranto insomma, gode di un bellissimo sole, le temperature arrivano anche a gradi molto elevati, quindi portarlo in giro di giorno risulta abbastanza difficile. È importante quindi ascoltare, essere promotori turistici e quindi animatori anche in un senso, perché non dobbiamo annoiare il turista, annoiare il cliente, ma è importante per parlare di qualcosa, per promuovere qualcosa, è importante conoscerlo. E su questo mira il nostro connubio, la nostra iniziativa, che partirà appunto a settembre. E Irene Lamanna, esiste un piano a tutela delle coste? Esiste un piano a tutela delle coste che ha messo in atto il nostro comune, che ha stilato il nostro comune, ma in realtà ancora non è stato messo in pratica. Cioè è stato disegnato, ne è stato parlato, è stato approvato, però non è ancora stato messo in pratica. E effettivamente le coste del nostro litorale salentino, ricordiamo che il Salento inizia da noi e quindi Taranto è il nord del Salento, pertanto dovremmo essere appunto il principio della costa, in questi ultimi anni ha subito una notevole erosione e purtroppo non si è riuscito ancora a far nulla per rimediare alla tutela delle nostre coste e del nostro territorio. Come al solito ci troviamo a barcamenare un po' nel buio, ma non solo, cosa fondamentale è la pulizia delle nostre coste e delle nostre spiagge. I nostri ospiti, i nostri visitatori, i nostri turisti hanno una considerazione del nostro mare molto più alta di quella che abbiamo noi. Devo dire che il nord dell'Italia, quindi da Milano fino a Roma, l'estate preferiscono il mare pugliese, in particolar modo il mare tarantino. Ovviamente non tutti queste cose le conoscono, le sanno, perché non sempre si ritiene opportuno portarle a conoscenza, ma è bene parlare di turismo, è bene parlare di questo. Però ovviamente non facciamo mai una bella figura, non facciamo mai una bella figura perché il tarantino non ha un senso, non tutti i tarantini hanno un senso civico eccessivamente sviluppato, quindi ci troviamo purtroppo nelle spiagge libere a dover vivere nella spazzatura, perché purtroppo non c'è pulizia da parte della pubblica amministrazione, ma non c'è rispetto neanche da parte dei cittadini. E quindi ritorniamo ad offrire un mare spettacolare, ma delle spiagge che non possono essere fruibili. Per fortuna abbiamo qualche stabilimento balneare che ha avuto la possibilità di riservare dei pezzi di spiaggia, di arena e quindi di arenile, scusami, e quindi di
portarli al pubblico in maniera spettacolare, anche se molto spesso i turisti prediligono e preferiscono la spiaggia libera per poter gestire il proprio tempo. Ma comunque la qualità dei servizi, diciamo, è scarsa. No, è pessima, assolutamente pessima. E qui si solleva un'altra problematica, che è quella dei trasporti, che inizia dall'aeroporto e finisce dai trasporti cittadini. Che magari ne parliamo in un'altra focus. Valentina, quindi quali le aspettative per quest'estate? Quanti turisti stranieri riusciremo ad avere? Ma le aspettative sono... A parte sono... Le condizioni climatiche un po' altalenanti. Quello non ci possiamo fare niente, avessimo la raccomandazione, insomma. Quello non possiamo farci nulla, però le aspettative sono sempre alte. Noi ce lo auguriamo, insomma, almeno a registrare lo stesso numero dell'anno scorso, perché l'anno scorso per fortuna abbiamo registrato dei numeri importanti e quindi di conseguenza speriamo sempre in positivo, quindi ce lo auguriamo. Per quanto riguarda le iniziative culturali legate a Taranto Sotterranea, sì. Come sta andando? La cittadinanza ovviamente risponde in maniera positiva a queste iniziative. Per quanto riguarda i turisti, anche. Ovviamente è importante la conoscenza e quindi i numeri ci sono. Noi ci abbiamo creduto da sempre, continuerà questa iniziativa grazie anche agli open days estivi fino a fine settembre e quindi avremo l'apertura straordinaria non solo del Museo Nazionale Archeologico di Taranto ma anche dei siti archeologici. Quindi grandi proposte, grandi iniziative per accogliere, speriamo, sempre più turisti e quanti vogliono approfittare del nostro patrimonio artistico e culturale. Irene Lamanna, in ultimo, forse occorre una campagna di comunicazione un po' più forte. Una campagna di comunicazione più forte e un'efficienza migliore del servizio informazione. Il turista ha come punto di riferimento il servizio informazione turistico, nel quale deve trovare personale esperto e soprattutto brochure, documentazioni che possa portare, leggere, portarsi in camera, in albergo, leggere e scegliere cosa fare il giorno dopo. Importantissima è una campagna di comunicazione fatta a livello nazionale, integrando quello che è stato fatto sia quest'anno che gli scorsi anni con i totem pubblicitari negli autogrill, nelle stazioni ferroviarie, anche se poi vedendo un totem pubblicitario nella città di Taranto in una stazione ferroviaria e sapere che a Taranto non si può arrivare con un treno è un po' un controsenso, però va bene. Ma la comunicazione, la campagna di comunicazione deve essere fatta su diversi standard, quindi una costante giornaliero messaggio positivo della città di Taranto. Va bene, grazie a Irene Lamanna e a Valentina Turco per il loro prezioso contributo. Grazie a voi per averci seguito da casa. Arrivederci.